Nel 36esimo turno del girone C di Serie C, andato in scena tutto nella giornata di sabato 8 aprile, trovano il successo in trasferta a Catanzaro e Audace Cerignola cade il Pescara, mentre sono solamente tre le vittorie casalinghe, tra queste quella del Foggia che allo Zaccheria si impone 3-0 contro il Giuliano. A portare avanti i rossoneri è un 6-7, lunga e precisa sventagliata di Peterman, assist di Costa e zampata dell'italo-nigeriano che va in doppia cifra per la prima volta in carriera, raddoppio siglato da Peterman che a metà secondo tempo spiazza Viscovo dagli 11 metri per il suo 7° centro stagionale. A 13 dal termine mette il punto esclamativo al match Frigerio, bella azione dei Satanelli con Peralta che verticalizza per Costa e quest'ultimo che serve arretrato il centrocampista, il quale arriva a rimorchio col piattone in sacca all'angolino. Espugna Alessio Scida l'Audace Cerignola 1-0 ai danni del Crotone che perde la sua imbattibilità casalinga dopo 11 mesi. La rete decisiva porta la firma di D'Ausilio al minuto 83 col numero 10 che su invito di Langella la mette nel 7 dai 30 metri e trova il suo terzo sigillo in gialloblu. Vince 4-2 alla Nuova Arredo Arena il Catanzaro contro la Virtus Francavilla. Sugli sviluppi di un corner battuto da Pontisso, Cianci apre le danze anticipando Romagnoli di testa al 34esimo. 9 minuti più tardi il 2-0 di Curcio che ribadisce in porta una respinta di Minelli in area scaturita da un traversone di Scognamillo. La Virtus non demorde, prima la riapre e poi la riprende con Patierno. Il bomber bianca-azzurro a inizio ripresa risponde presente sul primo palo confezionando in rete un suggerimento dalla destra di Cisco. All'ora di gioco arriva il momentaneo pareggio con un gol a dir poco fotocopia. Altra incursione di Cisco, ancora un cross raso terra per l'attaccante numero 9 Tapin Vincente che trafigge Sala. Doppietta per Chicco Patierno e 19esima rete in campionato. Il Catanzaro spinge sull'acceleratore e in 19 minuti ne fa due col protagonista che Curcio. Al 71esimo l'ex Foggia riceve da Rolando, aggancia splendidamente e fa partire una bordata che vale il 3-2. Il 21 giallorosso fa poi tripletta al 90esimo, anticipo di Cazzeris su Murillo, cross del Greco e colpo di testa vincente per il poker definitivo dei calabresi. Cala il tris allo Iacovone, il Taranto che batte a domicilio il Pescara con un netto 3-0. Ionici sul doppio vantaggio già nei primi 11 minuti. Al terzo Mastro Monaco sgasa sulla destra, serve sul secondo palo Boccadamo, il quale trova a sua volta Tommasini che sotto porta deve solo accompagnarla dentro. Dopo 8 giri di lancette c'è il raddoppio di Bifulco, spiovente di Provenzano da calcio d'angolo e stacco imperioso dell'ex Padova. Lo stesso Bifulco fa doppietta al minuto 56. Contropiede dei rossoblù imbastito da Tommasini, tiro respinto da Sommarriva e conclusione del classe 87 che sulla ribattuta non sbaglia e la chiude definitivamente. Allo stadio Viviani il Monopoli vince 2-1 contro il Potenza, sblocca la gara Rolando al 37esimo, tracciante di Viteritti, destro di Manzari parato da Gasparini e Tapin Vincente del numero 10 che è il più lesto di tutti ad insaccare. Al quinto della ripresa la reazione dei Lucani, break di Volpe che si autolancia e trova dall'altra parte Caturano col capitano rossoblù che la domestica le indirizza all'angolino. In pieno recupero il sorpasso definitivo degli ospiti firmato Giannotti che, su pennellata di Manzari, beffa Gasparini tornando così al gol dopo 2 mesi al 91esimo. Uno a uno al Menti tra Juve Stabia e Fidelisandria col match che si stappa nel secondo tempo. Al 58esimo Bolzius si mette in proprio lavorando bene il pallone fornendo l'assist per Costa Ferreira che col mancino supera Barosi. Risposta delle Vespe 7 minuti dopo con Volpe, verticalizzazione di Scacca Barozzi per Sillipo, servizio sul secondo palo e rete dell'attaccante che da lì non può sbagliare. Il Monterosi si aggiudica il derby della Tuscia vincendo di misura a Rocchi Viterbese piegata 1-0 col calcio di rigore trasformato da Costantino che spiazza Bisogno al 45esimo e regala così 3 punti d'oro ai suoi in chiave salvezza.
Con il più classico dei risultati, il Latina batte la Gelbison e 2-0 allo stadio Francioni. Al 51esimo De Santis cerca e trova per linee orizzontali Fabrizi, che fa tutto da solo, sfonda in area e supera D'Agostino. Allo scadere Peschetola va via, Papa dalla destra si vola verso la porta e a tu per tu con l'estremo difensore cilentano chiude i giochi all'89esimo minuto. E spugna il Partenio Lombardi Laturris, che fa suo il derby campano vincendo contro l'Avellino per 1-0, regala il successo ai corallini Contessa, che all'88esimo su corridoio di Giannone risponde presente sul secondo palo trafiggendo pane, siglando la sua prima rete in stagione. Si dividono la posta in palio Picerno e Messina. Al Curcio termina 0-0, Lucani al terzo pareggio di fila e ora quinti con 56 punti. Formazione siciliana invece a secco di gol e di vittorie da tre giornate e appaiati al 17° posto a quota 37.